Alla fine, dopo una mattinata di ricerche tra la vegetazione, viene fuori anche la quarta valigia, il quarto involucro con resti umani. La gamba dell'uomo completa il macabro puzzle dei corpi in valigia tra Sollicciano e la Pipilì. Arrivano anche le prime conferme ufficiali dell'identità delle vittime. Sono i coniugi albanesi Sheptime e Teuta Pascio, 54 e 52 anni, scomparsi nel 2015. Ormai non ci sono più dubbi. Questa mattina abbiamo ottenuto il dato ufficiale di conferma dell'identificazione del cadavere di sesso maschile. Tutto questo lascia presupporre che il cadavere di sesso femminile sia della coniuge. Ma il giallo, una volta dato un nome alle vittime fatte a pezzi, è tutt'altro che risolto. C'è un barbaro assassino, dei barbari assassini, a piede libero c'è un movente per tanta ferocia, ed è su questo che si stanno concentrando gli sforzi degli inquirenti. I pezzi dei corpi avvolti nel cellophane si trovavano lì da almeno un anno, in quella striscia di terra, ma forse prima erano stati tenuti in qualche altro luogo. Indicativa la data della scomparsa, il 2 novembre 2015, per esattezza lo stesso giorno in cui il loro figlio Taulant Pascio, detenuto a Sollicciano, era stato scarcerato. Proprio per stare vicino a quel figlio, sempre dentro e fuori dal carcere per questioni di droga, i genitori avevano preso un appartamento a Scandicci. L'uomo adesso non si trova. È irreperibile dopo essere fuggito nel 2016 approfittando degli arresti domiciliari. Il figlio della coppia, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, era stato scarcerato il 2 novembre 2015, il giorno stesso della scomparsa dei coniugi trovati deceduti. Successivamente, nel giugno 2016, era stato arrestato per detenzione di un importante quantitativo di marijuana, sottoposto agli arresti domiciliari poi nell'ottobre 2016 e evaso dagli stessi 15 giorni dopo. Sono state invece subito convocate le due sorelle, le figlie della coppia che in questi anni hanno a lungo cercato i genitori. Nel pomeriggio al comando provinciale dei carabinieri vengono sentite per diverse ore le figlie della coppia albanese Dorina e Vittoria. Importante per gli inquirenti è tornare indietro di 5 anni e ricostruire quel complicato ambiente familiare.